Thank you.
piante sono appena abbozzate, anche qui il cielo ci avrebbe da spegnere anche questo, e qui sopra gli azzurri qui che farebbero risaltare i violetti delle piante, no? Qualche riflesso con l'acqua, è una trasparenza di marzo, no? Gli effetti con le luci, che mi piacevano, l'effetto era la luce, la trasparenza del cielo, il colore se morbido e luminoso delle nostre giornate dopo il vento, no? Dopo il vento, anche giornate luminose, sì, sì, trasparente. È un po' accademico come quadro, se vogliamo, subito, è un po' accademico perché è ricercato un po' nel particolare. Arrivare all'essenziale, però con quell'effetto di sensazione che almeno io vorrei dare. Sì, anche di continuità. Poi la quiete, no? Questo silenzio, anche il nostro padrano. Poi anche il discorso di questa strada che potrebbe essere anche, non so, il nostro dubbio della persona, dove andiamo a finire. Verso l'ignoto, no? C'è questa domanda che ci poniamo sempre, che dove andiamo a finire. Ciao. C'è anche il tema dell'ente pubblico quasi, no? Del cittadino. Fanno la fila per i bollini, vedi? Per i bollini. Fanno lì la fila per i bollini. E dietro il vetro non si vede niente. Sono tutti a carattere un po', diciamo, urbano, no? Anziché presentare un po' come siamo abituati qui, l'uomo, la campagna, con il fiume, con la barca. Sono tutti visti in un contesto urbano, no? Piazza, interno, la scala, mobile, tutto abbastanza situazioni alienanti, diciamo. Se c'è, non vedi uno col sorriso, eh? C'è un po' di angoscia. C'è. Thank you.
tematica abbastanza attuale. Sono quadri un po' datati, però ritengo che siano attualissimi, perché riguardano un po' la situazione in cui viviamo adesso, cioè la vita quotidiana, lo stress della vita quotidiana, il rapporto con il sociale. Però notiamo in questi quadri questo senso... Di solitudine. Sì. Di solitudine. Sì, probabilmente è una cosa che è innata in me, non è che lo voglia trasmettere volutamente, mi salta fuori così, senza volere. E che comunque è coerente anche con la realtà. Che comunque penso che rispecchi la realtà. La realtà, cioè gli uomini, specialmente in questa epoca, sono molto soli, pur essendo in gruppo, pur vivendo nella comunità. Anche queste figure sempre che ti guardano, no? Un po' ambigue, questi sguardi. Posso dire questo, che
Sono tutti lavori, quelli che ho presentato qua a Casalmaggiore, che ruotano attorno a un filo conduttore, che è proprio la visibilità. Non a caso il titolo della rassegna, Paradossi della visibilità, vuole evidenziare proprio questo aspetto. Paradossi perché certi meccanismi legati alla visione sono portati in alcuni particolari alle estreme conseguenze. Sono messi anche in crisi. Perché è bella. Grazie. È una scultura che è poca mezza, ma ce lo fa. Lo fa. Ah. È bella. Poi è bella, no? Io ho registrato solo alcune impressioni, ma molto superficiali. C'è il visitatore che si ferma al secondo quadro e poi ne esce subito. C'è il visitatore che invece supera, diciamo, lo scoglio la sorpresa forse anche dei primi lavori e si lascia guidare anche dalle impressioni visive, quindi riesce in alcuni casi ad avere delle suggestioni e ad accettare anche che ci siano lavori che non risultano immediatamente di facile comprensione o di immediata comprensione. Vai pure. Ella mi creda libero e lontano sopra una nuova via di redenzione. E passeranno i giorni ed io non tornerò, ed io non tornerò. Boh, non so che mia la musica a tagliare che mia, però ho fatto di errore, perché sono mia laureata.